Grazie Eccellenza. Allora, questo progetto di legge vede protagoniste proprio quelle ragazze, donne, che non solo si trovano ad affrontare una gravidanza, evidentemente senza un compagno, ma anche senza una rete familiare di sostegno. Abbiamo visto che dai numeri, che sono sicuramente casi limitati, e dico, permettetemelo, per fortuna, perché significa che la realtà sammarinese ancora vede al centro una certa rete familiare di supporto a questi casi difficili, ma non è sempre così. Quindi credo che assolutamente questo sia un atto dovuto per questi casi, anche se pochi, che finora, appunto, come detto nella relazione, erano affidati alla gestione non solo delle associazioni, ma anche degli operatori sociali pubblici, che finora dovevano organizzare, diciamo, tutti gli strumenti a disposizione sulla base della propria volontà. Così come le associazioni aiutavano in base un po' alla loro magnanimità. Quindi in questo modo diamo dignità prima di tutto a queste ragazze, che si vedono dei diritti riconosciuti, e in più diamo gli strumenti normativi adatti proprio agli operatori sociali, che non solo hanno ufficialmente a disposizione tutta una serie di strumenti che finora erano disponibili, ma se ne vedono altri, come ad esempio l'aiuto per poter inserire queste ragazze nel mondo del lavoro, piuttosto che aiutarle invece nel percorso di studi. Quindi se finora queste ragazze avevano, queste donne avevano a disposizione solo l'alternativa o madre o donna, oggi hanno una vera scelta, possono essere davvero supportate per essere sia madri che donne. Quindi assolutamente i complimenti ai proponenti che hanno voluto ufficializzare un iter normativo, ma anche una organizzazione normativa che appunto ridia dignità a queste ragazze, che avranno maggiore consapevolezza di tutto quello che lo Stato può fare per loro, perché appunto, non avendo una rete sociale a sostegno, una rete familiare, assolutamente deve essere lo Stato ad intervenire e a supportare le loro scelte. E così come in questo PDL finalmente si parla anche di quei nuclei monogenitoriali che la società di oggi vede sempre più presenti nelle nostre realtà familiari. Non abbiamo più solamente la famiglia padre e madre insieme, abbiamo anche delle famiglie monogenitoriali più banalmente in seguito a separazioni, ma possono nascere queste famiglie monogenitoriali per tanti motivi, per vedovanza piuttosto che proprio per scelta, come diceva il collega Rondelli, per scelta magari della donna di diventare madre single. E quindi assolutamente questo PDL va a porre l'attenzione sulla modernità del nucleo familiare di oggi, per aiutare chi appunto decide di portare avanti la propria genitorialità, ma anche supportare la propria autodeterminazione e la soddisfazione, la qualità della vita delle donne, ma anche dei nuclei familiari moderni. Grazie Eccellenza. Grazie.